Il Signore ti ama pace. Nell'annunciare che il regno dei cieli è vicino, nel nome di Gesù lo Spirito Santo parla al nostro cuore. Cercherò di non superare i 10 minuti che ho finito, questo è solo qualcosa che ho fatto con la mia presenza. Ma in particolare questa sera c'è una cosa proprio che il Signore desidera che annunci. E una cosa molto speciale. Vedete, nella vita a volte può succedere che ci possono essere delle cose che per noi è facile risolvere, ma poi ci sono delle cose che sono come un punto di volo, ci sbattiamo sempre contro. E come quando uno sta attento per una posizione, tanto noi non abbiamo una posizione per il momento, no? E veramente sembra che questa situazione, dato che non si riesce mai ad affrontare e risolvere, porta nel cuore, per esempio, l'amarezza e il dolore, lo scoraggiamento, a volte addirittura la rabbia. Ecco, questa sera, Gesù, attraverso Maria, vuole fare una cosa specialissima. Questa sera offrire che la Madonna ci darà una benedizione materna, la sua benedizione, che renderà possibile quello che fino adesso è sembrato impossibile, perché la benedizione è praticamente discesa su Maria, è proprio questa: tutto è possibile a chi crede. La Madonna ha capito che Dio poteva rendere la madre, però per lo stesso anno ha creduto, e così ha creduto. Allora la benedizione di Maria questa sera farà una cosa speciale. Sapete che per volte lo Spirito Santo, voi vedete Maria Santissima, non Maria Santissima, lo Spirito Santo dentro di lei si muoveva liberamente. Si andava nella mente, trovava tutto quello che era in un'unica, si andava nel cuore, nel corpo, liberissima, no? Lo Spirito Santo proprio stava davanti a quelli che dentro Maria, una meraviglia. Invece, quando lo Spirito Santo sta dentro di noi, è felicissimo allo stesso modo, perché siamo dentro lo Spirito Santo, però quando lo Spirito Santo si comincia a muovere dentro di noi, se vai alla mente, la trova senza peccato, che meno male, pensiamo alla Madonna, però una parte è molto ferita. La nostra mente è ancora ferita, legata perché mia madre quel giorno ha fatto così e mi è rimasto impresso. Dice la mente è finita, va nel cuore, lo trovo senza peccato, grazie a Dio, grazie a Dio, però avendo proprio sofferente o ferito. E così che quando si muove dentro di noi, lo Spirito Santo può trovare delle ferite e il dolore che diventano come un blocco al suo libero movimento dentro di noi. Per esempio, io c'ho una gamba paralizzata, no? La signora mi vede come dice la persona, c'è una gamba paralizzata in mezzo alla sedia. E in qualche modo sembra che lo Spirito Santo non riesce a raggiungere quella gamba della paralizzata. Eppure lo Spirito Santo sta dentro di noi. Come mai sta dentro di noi e le gambe così? Allora, la cosa da trovare da parte nostra per liberare lo spirito e sciogliere ogni possibile dolore, cosa come mi dice del cibo. Dobbiamo prima di tutto perdonare. E quindi un perdono speciale che può avvenire e che a volte permette di guarire il corpo anche liberando, ad esempio, dalla crisi. Può succedere, magari soffre da 20 anni così, il suo corpo per questa persona è stato quasi sempre un ricordo. Perché se voleva come uomo, perché poteva, non poteva fare la diagnosi, che poteva fare così via. A un certo punto la sensazione è che quella persona si forma riguardo il suo corpo, a volte non è così. Non lo voglia magari, però non
E allora bisogna proprio venire nel nome di Gesù e perdonare il nostro corpo per tutto il corpo che ci vuole formulare. E questo perché mi scioglie il cattivo rapporto del corpo, ma questo lo stesso anche perché il canale buono può passare e entrare in quale corpo. Questo vale il corpo, vale in noi stessi, vale in noi altre persone, vale anche in Dio. Vedete, a volte uno con se stesso non ha il coraggio di riconoscere che magari vuole andare verso Dio. A volte nella vita ci sono dei dolori e uno paziente, guardate tante cose che a un certo punto mi sembra che non è possibile che Dio abbia permesso questo dolore e possa considerarsi a voi. E allora andiamo a vedere che cominciano a piacere con il mio. La prima bellina. Allora un po' di sogna, Dio non sbaglia mai, quindi non è che c'è bisogno del nostro perdono. Quando noi diciamo a Dio di perdonarlo, non è perché perdoniamo Dio, ma perché questo atto fa sì che il nostro cuore si sciolga e ci possiamo riconciliare con Dio. Ma queste sono cose a volte che sono quasi minabili, la benedizione di Maria Santissima questa sera, e metterà allo Spirito Santo. Come lo Spirito Santo stava in tutto, Maria, e ti muoveva liberamente sempre, così accederà una benedizione speciale a tutti, anche dentro di noi, guarisca tutte quelle ferite, quei blocchi, quei dolori, anche quei peccati se ne vadano, infatti ci sono, affinché lo Spirito Santo si possa muovere in un lato, perché lo Spirito Santo è tutto. Poi mattinate io sono andato a casa, la casa è iniziata sulla struttura e mi ha dato una porta. Immaginate di peso, che mi vado pensando che il peso è dentro proprio, qua, questa è la gente che non c'è un po' di buco, no? Non lo posso muovere liberamente. E se non lo posso muovere liberamente, non posso manco arrivare nella parte della casa. Così la persona, per immagine, lo Spirito Santo, ha bisogno che noi in casa mettiamo ordine, quindi ci liberiamo dei peccati. E mettiamoci, prendiamo cura, per esempio, degli ambiti, casa, magari ci vuole stare con ci sta il sole per fuori, magari ci vogliamo prima delle cose da di Natale, dare la mente allo Spirito Santo di poter guarire i dolori, sciogliere le ferite, perdonare i peccati, in modo tale che si possa muovere veramente e va in tutte le nostre stanze, la mente, il cuore, il corpo, e va, perché solo lo Spirito Santo va, e avendo nella vita, ricordate quando la benedizione di Maria è entrata in casa di Santa Elisabetta, solo che Maria è entrata nello Spirito Santo, dentro qua a casa, e dove si trovava molto veramente lo Spirito Santo è successo, il mondo di ansia. Il bambino è scontato in greco, e Elisabetta ha cominciato a dire che Maria ha cominciato a cantare in greco, solo perché è entrata Maria con la benedizione qui al Spirito Santo. Questa è la stessa cosa che verrà, ragazzi, di questa sera. Vediamo la mia donna che proprio mamma ci abbracci e poi ci punta le mani e ci benedica. Vediamo che questa benedizione possa scendere fino al pesce, ma vediamo che possa scendere anche sulle nostre possibilità, soprattutto quello che ci può riguardare i figli, qualunque cosa, anche qualche problema che possiamo avere in questo momento. Perché quando Maria benedice, quando Maria entra in casa di Isabella, trasforma una casa in un luogo di gioia. Ecco, questa è la benedizione che noi chiediamo questa sera, abbiamo da ricevere. Mamma, rende possibile quello che a noi ci sembra impossibile, questa è la benedizione. La volete questa benedizione? Però non dobbiamo decidere una cosa importante. Crediamo che ci benedica e quindi da questo momento cominciamo, quando ci verrà in mente che quella cosa è impossibile affrontarla, da oggi cominciamo a dire con la benedizione di Maria tutto posso. Ricordate San Paolo dice tutto posso e come la forza.
con la benedizione di Maria nel tuo posto, da questa sera, con la benedizione di Maria crediamo che tutto possiamo, quindi approcciamoci a tutte le cose che prima trovando la verità, non da soli, non ci andiamo più da soli, andiamoci con la benedizione di Maria. Entrando lei in quella situazione in quel luogo, lo trasformerà nella vostra propria casa. Perché ancora questa grazia speciale, sento che la sua annunciata questa offende proprio della strada realizzata. E però la donna vuole, la donna non impone niente, vuole che la voglia adesso la fa silenzio. Di voi fate proprio la preghiera dicendo: mamma, nel nome di Gesù, io accolgo questa benedizione completamente. Poi se non mi ricordo la parola proposta, è importante la sostanza, però dite a Dio che voi adesso questa benedizione la accogliete senza sé